Stato. Scala in servizio al distaccamento dei vigili del fuoco di Domodossola, ancora una volta trasferita a Imperia. Il gruppo Verbagna Futura chiede un incontro su Piazza Aranzoni. L'assessore Allevi: stiamo studiando le fasi del cantiere. Si avvicina la data in cui il Crodino non sarà più prodotto in Valle Antigorio. Il gruppo danese annuncia però investimenti a Crodo. L'assessore Gemelli replica alla minoranza e sopralluogo dei tecnici comunali presso al parco giochi di Agrano. Un successo il ritorno di Verbagna, città dei bambini, centinaia le famiglie che hanno giocato in piazza Garibaldi. Il Cuseo fatto da location nello scorso weekend all'ultima prova del circuito e enduro con biciclette dalla pedalata assistita. Una buona serata dalla redazione di VCO Notizie, ben ritrovati a questa edizione del nostro telegiornale, durata davvero poco. La permanenza dell'autoscala dei Vigili del Fuoco al comando al distaccamento di Domodossola nei giorni scorsi era stata momentaneamente trasferita a Verbagna, perché quella del comando provinciale era ferma per le certificazioni autunnali, ma poi al rientro nella caserma di Piazzale Curotti è stata nuovamente trasferita in Liguria. Non è la prima volta che succede, il sindacato Conapo torna ad alzare la voce. Il distaccamento domese dei Vigili del Fuoco nuovamente senza autoscala. La denuncia è del sindacato autonomo dei Vigili del Fuoco, Conapo. Nei giorni scorsi il mezzo è stato trasferito dalla caserma di Domodossola al comando provinciale di Imperia. Questo significa che si lascia sguarnite tutte le valli ossolane. Succede in un periodo che statisticamente è quello di maggior utilizzo dell'autoscala. In caso di incendi, di camini, il mezzo è infatti indispensabile alle squadre per operare. È la denuncia di Alberto Antoniazzi, segretario provinciale per il VCO di Conapo. Non è la prima volta che succede e già in passato Antoniazzi si è fatto promotore di un appello alle istituzioni locali. Come sindacato di categoria, dice segretario di Conapo VCO, chiediamo che l'autoscala assegnata a Domodossola permanga in maniera stabile al distaccamento per espletare un servizio di soccorso tecnico urgente in tempi rapidi su tutto il territorio delle valli ossolane. Questo sindacato vuole inoltre sottolineare come l'autoscala può contribuire a far lavorare con maggiore sicurezza i vigili del fuoco, garantendo un livello di qualità nei soccorsi ad esclusivo beneficio dei cittadini. In passato più voci si sono alzate a livello istituzionale per chiedere al Ministero di riportare in città il mezzo. Di fronte alla nuova decisione di trasferire in Liguria l'autoscala, rimaniamo perplessi, dice Antoniazzi. Si tratta di azioni effettuate senza avere conoscenza delle peculiarità territoriali, senza sapere che se l'autoscala in forza al comando provinciale deve arrivare in Ossola, a seconda delle località, il tempo può essere anche di un'ora. Lutto a Cannero Riviera per la scomparsa di Maria Pia Bottacchi, di 80 anni, per 14 anni sindaco del comune. Di professione insegnante, Bottacchi guidò l'amministrazione di Cannero dal 1995 al 1999 e poi dal 2004 al 2014, ottenendo la prima bandiera blu di Cannero e realizzando il Parco degli Agrumi. Fu comunque sempre presente nella vita della cittadina, fondando il Museo Etnografico della Spazzola e la Biblioteca Civica. Lascia il marito Paolo Comi e il figlio Giovanni. Oggi pomeriggio il funerale nella chiesa di San Giorgio a Cannero. Una riunione urgente per discutere tempi e disagi del cantiere di Piazza Ranzoni a Intra la chiede il gruppo Verbagna Futura di Gian Domenico Albertella, che interviene anche sui lavori in vista e possibili chiusure della statale 34 a Cannobbio. Per Piazza Ranzoni voi da tempo chiedete un confronto sui lavori in programma. Sì, noi è dal mese di giugno che lo chiediamo, l'abbiamo chiesto in sede di consiglio di quartiere quando ci fu la riunione a Palazzo Flame a giugno. C'era stato detto aspettiamo l'assegnazione dei lavori per poter confrontarci con la direzione lavori, il RUP e l'impresa, non è avvenuto nulla. L'abbiamo richiesto il 21 di settembre con lettera inviata al sindaco, un incontro con la nostra disponibilità a partecipare dando il nostro contributo fattivo con le associazioni di categoria, l'associazione Turismo Commercio, la nuova associazione di Verbagna, con Confcommercio, con Confesercenti e con i capigruppo consigliari, perché ciascuno possa apportare la propria idea, il proprio contributo per l'organizzazione di un lavoro che è stato affidato, appaltato. C'è un contratto,
Oggi i tempi dell'attuazione del contratto dipendono dal RUP e dalla direzione lavori, non certo né dal sindaco né dall'amministrazione, che non è la competenza nostra. E però la preoccupazione dei commercianti e dei cittadini, secondo me, deve essere superata affrontando questa tematica. Verbania Futura chiede quindi un cronoprogramma definito partendo dall'esperienza negativa di Piazza Garibaldi a Pallanza. Il gruppo ha presentato anche un'interrogazione sulla statale 34 in merito ai cantieri per le gallerie Paramassi che hanno causato nelle ultime ore lo scontro tra i sindaci di Verbania Silvia Marchionini e di Cannobbio Gianmaria Minazzi. Noi chiediamo che insieme al territorio competente, che è il comune di Cannobbio, si riesca a programmare per tempo i lavori tenendo conto della necessità di non perdere tempo, della stagione turistica del prossimo anno che inizierà con Pasqua e delle problematiche dei frontalieri, degli studenti e dei lavoratori non frontalieri e delle emergenze che provocano su Cannobbio quando Cannobbio è isolato dalla parte italiana. Stiamo ancora studiando le varie fasi di lavoro. È stato richiesto dal gruppo di Verbania Futura un incontro, ma non so dire ancora le modalità di condivisione e quando avverrà. Così l'assessore ai lavori pubblici Raffaele Allevi sulla richiesta di Albertella. Una serata aperta ai familiari di chi lavora all'interno della società Terme Crodo per far conoscere loro la realtà dello stabilimento antigoriano. Tutto questo è successo lunedì sera. Un momento di festa diventato anche occasione per delineare le strategie future del gruppo che anche negli anni del Covid è riuscito a sbaragliare la concorrenza in tema di bibite. Intanto si avvicina il momento in cui il crodino nato a Crodo non sarà più prodotto qui. La produzione del crodino in Valle Antigorio ufficialmente cesserà a fine 2023. Da qualche settimana però dell'analcolico biondo non si ha più traccia nello stabilimento di Crodo. La notizia è emersa l'altra sera a margine dell'evento promosso dalla società Royal Unibrew proprio nella patria del crodino. Lo stabilimento di Borgo Molinetto ha aperto infatti le sue porte ai familiari dei 70 dipendenti. Non era la prima volta che succedeva, era già successo nel 2019. Avrebbe dovuto diventare, e lo sarà in futuro, un appuntamento annuale. La pandemia per qualche anno lo ha bloccato. Per il futuro però vorremmo diventasse occasione di incontro annuale, rivela Diego Volpi, che della fabbrica di Crodo è il direttore. Il futuro dello stabilimento antigoriano sembra riservare buone notizie, già i dati dell'ultimo periodo evidenziano un trend positivo. Nel 2022 sono stati infatti imbottigliati più di 800.000 ettolitri di bevande. Buone le aspettative per il futuro che verrà. Entro il 2025 nascerà una nuova linea che andrà ad affiancarsi alle quattro già operative, lattine, PET, vetro e acqua. Oltre alla scoperta dell'acqua Liesel di recente, oggi lo stabilimento di Crodo è diventato il luogo dove si producono famosi marchi come Lemon Soda e Oran Soda, oltre alle bevande Energy che il mercato internazionale ha dimostrato, soprattutto negli ultimi anni, di apprezzare in maniera particolare. Il 28 e il 29 ottobre, nell'ambito di Fabbriche Aperte 2023, evento promosso dalla Regione Piemonte, le Terme di Crodo, assieme al Maglificio Mattia di Anzola d'Ossola, Magistris e Wetzel di Ornavasso, l'Agostina Diomeni, Emisfera Verbania, aprirà nuovamente le porte del suo stabilimento. Questa volta lo farà verso l'esterno per far conoscere come e dove nascono appunto marchi famosi come Lemon Soda e Oran Soda. Sono passati circa 10 giorni da quando la minoranza consiliare con gli esponenti della Lega hanno convocato la stampa per denunciare la mancata manutenzione del parco giochi di Agrano. Siamo a Omegna. A queste parole replica l'assessore Franco Gemelli. Dopo la conferenza stampa da parte dei consiglieri della Lega Salvini Piemonte, Stefano Strada e Giampaolo Valente sulla situazione del parco della Pasquera ad Agrano e dello stabile fatiscente di via superiore a Crosinallo dove è stato chiuso il traffico veicolare ed anche quello pedonale, è arrivata la risposta da parte dell'amministrazione comunale e nella fattispecie da parte dell'assessore alla manutenzione Franco Gemelli. Per quanto riguarda il parco della Pasquera e in particolare per le condizioni del campo da calcetto in sintetico, così Gemelli, gli uffici predisposti faranno un sopralluogo con i tecnici per verificare quello che c'è da fare e quando avremo un quadro preciso di questi interventi cercheremo di reperire i fondi necessari per finanziare i lavori.
per la copertura dell'area giochi. Con il Wi-Fi attendiamo invece di siglare i contratti con due compagnie che usufruiscono dell'antenna comunale al Monte Barro e a quel punto faremo in modo di garantire il servizio alla comunità di Agrano, continua Gemelli. In via superiore invece la proprietà dell'immobile oggetto del crollo parziale, conclude l'assessore, ha recentemente dato incarico ad un professionista abilitato per la definizione delle soluzioni tecniche che garantiscano la pubblica sicurezza. Un successo il ritorno di Verbania Città dei Bambini domenica scorsa in piazza a Pallanza. Un pomeriggio di festa per tutti. Verbania Città dei Bambini, tornata dopo qualche anno di assenza, si è confermata un successo di partecipanti. Piazza Garibaldi a Pallanza e Villa Giulia si sono animate di voci, colori e allegria con sport, giochi e letture. All'organizzazione del Comune di Verbania hanno infatti collaborato diverse realtà cittadine che si occupano di bambini, dagli asili alle società sportive fino agli oratori. In questa edizione hanno debuttato anche alcuni appuntamenti formativi rivolti a genitori ed educatori. Il ritorno della Città dei Bambini di quest'anno è stata una vera e propria festa per tutta la città, dice l'assessore all'istruzione Riccardo Brezza. Una splendida giornata in piazza, restituita ai bambini e alle famiglie. Tanti sono stati i giochi e gli incontri formativi che hanno coinvolto il mondo educativo e delle famiglie verbanesi. Grazie, aggiunge l'assessore, alla garante dei diritti dell'infanzia Chiara Colombo per aver coordinato le attività formative e grazie a tutte le realtà che hanno collaborato alla realizzazione dei giochi in piazza. Dopo gli anni di stop imposti dalla pandemia, conclude Brezza, è stato un ritorno in grande stile. Siamo già al lavoro per l'edizione dell'anno prossimo. Festa dal basso a Fondotoccio nel fine settimana. Si comincia alle 21 di venerdì alla Casa della Resistenza con lo spettacolo della Compagnia dal Dialetto da Intra. Sabato 7 nella sede della SOMS di Fondotoccio alle 15 pomeriggio letterario con la presentazione di libri di Giorgio Comoli e Paul Grant. Alle 19 apericena e alle 21 la tombolata. Domenica dopo la messa delle 11 nella chiesa parrocchiale, distribuzione di polenta e gorgonzola in piazza, dalle 13 castagnata ed esposizione dei quadri dell'associazione La Macchia. C'è ancora tempo per acquistare i biglietti per il concerto in programma sabato sera al Palazzo dei Congressi di Stresa, protagonista il coro blu. La serata è promossa dal Sor Optimist. Canzoni senza età è il titolo del concerto benefico in programma sabato 7 ottobre alle ore 21 al Palazzo dei Congressi di Stresa. Sul palco il coro blu di Domodossola, diretto dai fratelli Miserocchi, Bani, Laura e Ornella. Proporranno grandi successi degli anni passati, un repertorio vario e sempre molto apprezzato dal pubblico. Il coro è impegnato in diverse iniziative di solidarietà. La serata è organizzata dal Sor Optimist International Club Verbano e, dicevamo, il concerto ha uno scopo benefico. Biglietto d'ingresso a 10 euro a favore del Fondo Tutela Donne e Minori istituito presso Fondazione Comunitaria del VCO, che collabora all'evento, patrocinato anche dal Comune di Stresa. Il fondo, costituito nel 2017, è finalizzato al sostegno di progetti a favore di donne e minori vittime di violenza e volti a contrastare tali fenomeni. Prevendita dei biglietti presso l'ufficio turistico di Stresa e presso la cartolibreria Alberti, sempre a Stresa. Ora apriamo una finestra sulla nostra programmazione, questa sera puntata dell'Appetito Vien Leggendo, dedicato al premio letterario Scritture di Lago. All'Unione Industriale di Verbania abbiamo incontrato gli organizzatori e finalisti di questa edizione. La vincitrice è Marina Marazza con le due mogli di Manzoni. Appuntamento alle 21.45 su VCO Azzurra TV, con repliche giovedì alle 14.05, venerdì alle 18.45 e sabato alle 20.45. Come mai ha voluto raccontare la storia delle due mogli di Manzoni? Nel 150° dalla morte di Alessandro Manzoni mi sono resa conto che il Manzoni vero, il Manzoni uomo, non lo conoscevamo. Non lo conoscevo io, che pure l'avevo tanto studiato al liceo, all'università, l'avevo anche tanto letto per i fatti miei, perché a me Manzoni, alcune cose di Manzoni sono sempre molto piaciute. Per esempio la prima edizione dei Promessi Sposi, quel Ferme Lucia, che poi non è quella che è stata data alle stampe e che noi andiamo a leggerci a scuola. E allora mi sono resa conto che
chi meglio di una moglie può raccontare l'uomo con cui, come nel caso delle due mogli di Manzoni, si è passato un quarto di secolo. Perché la prima moglie, Enrichetta Blondel, ha passato 25 anni con Alessandro Manzoni, la seconda moglie, Teresa Borri, vedova Stampa, coniugata Manzoni, che è la voce narrante del mio romanzo, ha passato altri 25 anni con Alessandro Manzoni. Quindi chi meglio delle sue due mogli potevano restituirci il Manzoni nella sua natura di figlio, di marito e di padre. Tra l'altro Teresa Stampa è legata al Lago Maggiore. Sì, Teresa è legatissima al Lago Maggiore. Il suo primo marito, questo Decio Stampa, che lei sposa giovanissima e che purtroppo la lascia vedova quando ha 22 anni perché è affetto da questa malattia del secolo che era la tisi, era padrone di una bellissima villa che si trova a Lesa. Questa villa Stampa, che si trova ancora a Lesa, adesso c'è sotto una banca, c'è sopra delle cose, e c'è ancora un museo manzoniano però sopra in una parte di questi appartamenti. Nella chiesa di Lesa c'è ancora il suo banco in chiesa, per chi lo vuole vedere, posizionato in una maniera molto particolare. È un banco che è praticamente in terza, quarta fila, tutto spostato verso l'esterno, in prossimità dell'uscita laterale. Il classico banco di una persona che è claustrofobica, comunque non ama gli assembramenti, la folla, e si tiene un po' da parte, una via di fuga. Riparte questa settimana la trasmissione a cura del Centro Servizi per il Territorio Novara VCO, dedicata al terzo settore. Si riparte con l'incontro, il tema è quello del progetto Palium, progetto Interreg che propone spettacoli, incontri, momenti di riflessione sul senso della vita e della sua conclusione. La trasmissione in onda giovedì alle 18 con repliche venerdì alle 13 e alle 21.30. Vi aspettiamo all'Infinito Dentro un Bisogno, l'incontro. Con noi in questa puntata ci saranno Davide Loduca, project manager del progetto Palium, e Cristina Barberis Nigra, responsabile della comunicazione. Parleremo di cure palliative, parleremo di azioni di accompagnamento alle persone che si trovano in una situazione difficile in un momento della loro vita, del loro familiare, dei caregiver, e anche di come le tecnologie possono essere un supporto per promuovere questo metodo delle cure palliative e anche per far conoscere alla popolazione le possibilità di sostegno a coloro che si occupano delle persone bisognose in una situazione di malattia. Allora, innanzitutto partiamo con Davide Loduca, appunto project manager, a cui chiederei chi sono i partner di questo progetto e quali sono gli obiettivi del progetto. Sì, il progetto Palium è guidato per parte italiana dalla cooperativa La Bitta, cooperativa sociale di Domodossola, con i partner ASL VCO, Fondazione Comunitaria del VCO ed Emisfera Cooperativa. Per parte svizzera c'è l'Hôpital du Valais, quindi l'ospedale del Cantone Vallese. Obiettivo del progetto è porre al centro le cure palliative, dare forza ad un sistema di cure che ad oggi raggiunge, si stima, solo il 40% degli aventi diritto. Bisogna fare un lavoro di comunità, restituire la giusta centralità alle cure attraverso formazione, supporto psicologico e introduzione di tecnologie di comunità. Cristina, quali sono le iniziative prossime per far conoscere questo progetto e per raccontarlo con una modalità diversa? Iniziamo sabato 7 ottobre a Martigny, nel Cantone Vallese, con una giornata di arte, scienze e cultura. Proseguiamo domenica 7 ottobre a Verbania, allo Spazio Sant'Anna, con uno spettacolo teatrale che si intitola Big Data B&B con Laura Curino. Sabato 14 ottobre e giovedì 26 ottobre siamo invece a Domodossola, a Casa Don Gianni, il sabato con Rosella Tolini che parlerà di aromaterapia applicata alla cura, e invece il 26 ottobre con Padre Bormolini che ci racconterà come le persone hanno bisogno anche di una cura spirituale ed emotiva a quelle che sono, oltre a quelle sanitarie. La chiusura di questa rassegna è invece domenica 19 novembre con Domenico Iannacone, che ci parlerà di fragilità attraverso il suo recital Che ci faccio qui, ispirato alla sua trasmissione su Rai 3, quindi un programma, diciamo, con più linguaggi per parlare in maniera differente di un tema complesso. Questo e molto altro all'Infinito Dentro un Bisogno, mi raccomando, vi aspettiamo. E ora lo sport, in apertura il calcio, pareggio tra RG Ticino e Asti.
Pareggio all'ultimo respiro per l'RG Ticino che contro l'Asti va sotto nel primo tempo per la rete di Boix, ma proprio in extremis raggiunge l'1-1 con Bugno e strappa un buon punto. I primi a farsi vedere in avanti sono i padroni di casa al 13esimo. Capano dal limite calcia con il mancino a giro, il pallone termina fuori di poco. La replica dell'Asti al 17esimo. Corner battuto corto per Picone che riceve fuori area e prova la conclusione ma manda alto sopra la traversa. Continua il botta e risposta. Al 22esimo, sul lancio profondo di Bugno, Buongiorno va a calciare da posizione defilata ma non impensierisce Brustolin. La rete che sblocca il match arriva al 31esimo su un errore difensivo dell'RG Ticino. Arrasser sbaglia un retropassaggio favorendo Favale che serve per Boix che deve solo appoggiare in rete per l'1-0 dell'Asti. L'RG Ticino non ci sta e risponde subito al 33esimo con una bella conclusione di Poesio in area, ma Brustolin è attento e respinge. Nel finale ancora un'occasione per parte. Al 44esimo Favale effettua un cross da destra per Valenti che colpisce di testa ma Arrasser blocca. Un minuto più tardi Siciliano penetra in area e mette al centro, Sansone prova a calciare ma viene murato. La ripresa si apre subito con una grossa chance per i Verdegranata dopo due minuti. Poesio si ritrova il pallone tra i piedi da pochi passi ma non riesce a dare forza e il portiere blocca. L'RG Ticino va vicinissima al pari ancora al quarto d'ora su un calcio d'angolo di Sansone che trova sul secondo palo Aperi, il suo colpo di testa si stampa però sulla traversa. Dopo una fase di equilibrio la gara si accende nel finale. Al 39esimo su un corner ribattuto Gonzales tenta la botta dalla distanza ma il suo tiro viene deviato fuori dallo specchio. Al 42esimo l'Asti rimane in 10 uomini per il secondo giallo a Giura per un fallo a metà campo su Aperi. L'RG Ticino si getta in avanti e in pieno recupero al 46esimo trova il gol del pari. Calcio d'angolo di Sansone da sinistra. Bugno sul primo palo tocca di testa e mette dentro firmando l'1-1 con cui si chiude il match. Ora il calcio, grande prestazione nella Tre Valli Varesine Women di Francesca Barale che ha chiuso quarta sul traguardo di Via Sacco a Varese. L'ossonana della DSM Firmeni che sempre nel vivo della corsa è stata preceduta dalla tedesca Liane Lippert, dalla danese Cecilie Ludwig e ha sfiorato il podio perdendo in uno sprint a due contro una ruota veloce come quella di Elisa Balsamo con la quale si era involata all'inseguimento degli attaccanti. Resta comunque il miglior piazzamento della Villa d'Ossolese nel ciclismo che conta, conferma della sua grande crescita. Tanto spettacolo sabato e domenica scorsi con l'ultimo appuntamento del circuito e enduro con campo base a Omegna. Omegna e le pendici del Mottarone hanno ospitato sabato e domenica scorsi l'ultima prova del circuito e-enduro con in gara biciclette da MTB Enduro dalla pedalata assistita. Il capoluogo cusiano ha fatto da location di partenza ed arrivo della Mottarone Line, quarta e ultima prova stagionale dopo Lacona, Morbegno e Limone Piemonte. Sabato 28 km di gara, 1500 metri di dislivello positivo con tre prove speciali. Primo assoluto il portacolori della Cico Bike Matteo Berta, primo LMT, secondo assoluto e primo elite è stato Andrea Garibbo della iBike, terzo assoluto e secondo EL Alex Lupato della Cingolani. Nelle altre categorie da segnalare i successi di Dario Benini della Benini Novara tra gli under, di Tommaso Bianchetti Ternana Bike 22 tra gli junior e da seguire di Andrea Lucchini Bike Gunner tra gli M1, di Mirko Marcucci Ternana Bike 22 tra gli M2, di Davide Sottocornola, Cico Bike, tra gli M3, di Eric Anselmo, Alpina Bike Café, tra gli M4, di Stefano Roda, We Ride Fulgur, tra gli M5, e di Graziano Sala, Team Morotti, tra gli M6, nonché di Francesco Baroni, della Cico Bike, tra gli M7. Tra le donne spiccano i successi di Martina Fumagalli, BMT Valsassina, tra le Women 1 e di Federica Ameglio, Alpina Bike, tra le Women 2. Seconda giornata di gare domenica, 33 km e mezzo totali di corsa, con 1600 metri di dislivello positivo e con 4 prove cronometrate da affrontare. Tante le conferme, ma anche qualche vincitore differente. A conquistare l'assoluta è stato questa volta Andrea Garibbo, tempo totale 25 primi, 51 e 42. Secondo
Matteo Berta, vincitore il sabato e comunque primo degli ELMT, e Danny Lupato, terzo, per un medesimo podio del giorno precedente con le prime due posizioni invertite. Nelle altre categorie, primo under Wojciech Klochocka, Bike Troxt, primo junior è stato Tommaso Bianchetti, che aveva già vinto il sabato, Luca Corvezzo, della Project Lorgan, è primo M1, Alessio Vercelli, Team Locca, tra gli M2. È stato decretato vincitore Davide Sottocornola, si conferma tra gli M3, così come Eric Anselmo tra gli M4, Stefano Rota tra gli M5 e Graziano Sala tra gli M6. Secondo successo in due giorni anche per Francesco Baroni tra gli M7. Tra le donne degne di nota le prime posizioni di Alia Marcellini tra le donne elite del team Einbike e la doppietta tra sabato e domenica nelle V1 di Martina Fumagalli. In gara anche un volto noto, Marco Melandri, campione del mondo classe 250 nel motomondiale del 2002 in sella ad una Aprilia e primatista di vittorie nel motomondiale Superbike con 22 gran premi vinti. Melandri che si è comportato molto bene. E questa era l'ultima notizia, buona serata!